Juve, ufficiale, preso Benedikt Vedes. E Marotta chiude il mercato. Juventus, ora è ufficiale, ecco Benedikt Vedes. Con un comunicato sul proprio sito, i bianconeri hanno annunciato la definizione dell'acquisto del difensore dello Schalke 04, prestito a 3,5 milioni di euro, diritto di riscatto fissato a 13 milioni, che diventa obbligo in caso di almeno 25 presenze nel corso della stagione, con bonusi fino a 3 milioni a seconda degli obiettivi. Di seguito il comunicato. Torino, 30 agosto 2017 Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l'accordo con la società AFC Gelsenkirchen Schalke 04 EV per l'acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Benedikt Akpoyesi Vedes a fronte di un corrispettivo di negazione 3,5 milioni da versare entro il 15 settembre 2017. Juventus ha, inoltre, la facoltà di acquisire il calciatore a titolo definitivo a decorrere dall'1° luglio 2018, o avrà l'obbligo di farlo, qualora il giocatore disputi almeno 25 partite ufficiali nel corso della stagione 2017-2018. Il corrispettivo è stato fissato a negazione 13 milioni. Pagabili in due esercizi, e potrà incrementarsi di ulteriori massimi negazione 3 milioni al raggiungimento da parte di Juventus di sfidanti obiettivi sportivi entro il 30 giugno 2020. Siamo contenti, non prevedo altre operazioni eclatanti nelle ultime 24 ore, ha affermato a Sky, pochi minuti dopo l'ufficialità di Vedes. L'amministratore delegato dei bianconeri Giuseppe Marotta. In entrata, ma nemmeno in uscita, quindi è probabile che Asamoah rimanga. Qualora un giocatore volesse essere trasferito noi siamo pronti ad accontentarlo. La richiesta del Galatasaray è stata però tardiva e non abbiamo la possibilità di sostituirlo. Quando il mercato sarà chiuso. Siamo sicuri che si rimetterà nei ranghi e tornerà a disposizione. Porta chiusa dunque, per ora, anche per Spinazzola ama il pallone e la squadra che l'ha cresciuto. Noi abbiamo tenuto fede all'impegno preso con l'Atalanta, crediamo in Spinazzola e al termine della stagione potrà tornare alla Juventus. Non abbiamo tanto accettato le esternazioni di Gomez. Perché ha sfiduciato un proprio compagno di squadra. Il capitano deve avere delle qualità maggiori.